Luca Mastrangelo presenta Storie dal cesso. Potrebbe essere una cagata. Ciao ragazzi, un saluto da Luca Mastrangelo. Allora, storie del cesso. Oggi ragazzi vi devo raccontare senza giri di parole la partita più bella, più emozionante che io abbia mai visto in vita mia ed è la finale di Madrid fra Bayern Monaco e Inter. Andiamo con ordine. Siamo partiti da Forlì con un pulmino che ci doveva portare all'aeroporto di Bologna verso primo pomeriggio del 21 maggio 2010. Premessa, avere quel magico biglietto per quella magica partita non è stato facile, non era scontato, tantissima gente è rimasta a casa perché non è riuscita a averlo, non ha potuto averlo. C'erano circa 30-40 mila interisti, ma la richiesta era per almeno il triplo o il quadruplo di biglietti. Io ero riuscito ad avere il biglietto perché all'epoca ero tesserato all'Inter Club di Forlì e l'Inter Club di Forlì, essendo un Inter Club molto grande, aveva un buon quantitativo di biglietti, circa una trentina se non sbaglio, che poi ha distribuito fra i soci con una sorta di meritocrazia. Siccome che io ero tesserato al club da metà degli anni 90 ed ero abbonato con loro tutte le domeniche, andavo a San Siro con loro in pullman già dal 97-98, quindi erano già 12 anni circa che andavo con loro su anche in pullman a San Siro, diciamo che sono rientrato fra i fortunati che ebbero il diritto e l'onore di vedere questa finale di Champions. Arrivammo all'aeroporto di Bologna e una mia amica mi disse, mentre ci stavamo per imbarcare, disse: "Guarda, eravamo al gate 22". E lei disse che sia un segnale premonitore e fu un segnale premonitore perché proprio il numero 22 dell'Inter fece due gol e ci fece vincere la partita. Eravamo felicissimi, eravamo carichi come non mai, poi proprio anche l'aver potuto vedere dal vivo questa finale, questa avventura a 30 anni, quindi nel fiore degli anni, è stata un'esperienza unica. Magari uno che la vive da piccolino o da anziano non può viverla così. Quindi diciamo che sono stato fortunato a vivere questa finale nel fiore degli anni. Arriviamo a Madrid. Guarda, atterriamo e ci rechiamo nel centro di Madrid. Ora che siamo arrivati, che eravamo nel centro di Madrid, era già sera, erano le 10:30, 11 di sera. E ci siamo tuffati nella movida madrilena. Abbiamo trovato questa via piena di locali, discoteche. Ci siamo tuffati dentro. Neanche a dirlo, ragazzi, abbiamo bevuto parecchio, ci siamo divertiti, ci siamo un po' sbronzati. E poi quando albeggiava abbiamo deciso di andare a dormire, ma noi non avevamo un hotel, non avevamo un albergo, non avevamo niente. Anzi, già avevo speso tantissimi soldi per potermi permettere questa avventura senza hotel. Cioè, i miei genitori ancora oggi non sanno realmente quello che ho speso, perché se glielo dico dicono che sono matto e forse hanno anche un po' ragione. Quindi usciti da questi locali madrileni, ci siamo buttati a dormire dove capitava, ma tantissimi interisti poi avevano fatto così. Davanti al Bernabéu ci sono tipo dei giardinetti con le panchine e ci siamo messi a dormire per terra sull'erba davanti al Bernabéu. Ci siamo svegliati sulle 8 di mattina, almeno io mi sono svegliato sulle 8 di mattina con questo rumore. Erano venuti fuori da per terra, sai quegli aggeggi dell'irrigazione che girano e annaffiano l'erba? Io mi sono svegliato con un irrigatore che praticamente mi stava bagnando la faccia. Però fu bellissimo, anche questa immagine me la ricorderò per tutta la vita, aprire gli occhi, svegliarsi bagnato dall'irrigatore e avere davanti il Bernabéu, un tempio del calcio mondiale. Immagini che ricorderò per tutta la vita. Ci siamo svegliati e lì abbiamo realizzato che era il giorno dei giorni. Quindi abbiamo cominciato a guardarci e ci caricavamo un po' come se stessimo andando noi in battaglia, come se dovessimo giocare noi. Poi per stemperare un pochettino la tensione, che veramente iniziava a essere importante, l'abbiamo buttato dove?
sul bere, sul mangiare. Mi ricordo che a pranzo siamo andati in questo localino di Madrid, ci siamo messi lì fuori nei tavolini e ci siamo scolati non so quante caraffe di sangria accompagnate dal prosciutto spagnolo, che si chiama pata negra, si chiama se non sbaglio. Ci siamo mangiati un sacco di pata negra e sangria, pata negra e sangria. Finito di mangiare, lì proprio è iniziata a salire la tensione della partita. Dico la verità, fra di noi, e poi a fine partita ce lo siamo detti, chi più chi meno, anche se non ce lo dicevamo prima della partita, eravamo, non dico convinti di vincere, però eravamo abbastanza orientati sul fatto che ormai non ci fermava più nessuno. Quell'Inter lì ormai non la fermava più nessuno. Verso le 5 hanno aperto i cancelli, siamo saliti sul Bernabéu. Allora, io ero posizionato nella curva dietro dove Milito ha segnato il secondo gol. Però ero nell'ultima fila in cima, sopra di me c'era solo il tetto. Diciamo che l'importante quel giorno era avere in mano un biglietto, non importa dove. E devo dire la verità, non si vedeva neanche male, anzi. Pur essendo nell'ultima fila si vedeva bene. Mi ricordo che quando sono entrato, che ho finito di salire tutte le scale interminabili e mi sono affacciato sul Bernabéu, fu un'immagine stupenda. Dall'alto, dall'ultima fila è molto ripido il Bernabéu, però anche quello è proprio, è un po' come uno che non è mai stato a San Siro e entra a San Siro per la prima volta e dice wow, dice che figata. Insomma, ci furono poi tutti i preparativi della partita, tutti i balletti, tutte quelle robe lì che a noi obiettivamente non ce ne fregava un cazzo, non vedevamo l'ora che iniziasse la partita. Dopo un inizio un pochettino scoppiettante del Bayern Monaco, l'Inter andò in vantaggio, l'Inter cinica di Mourinho andò in vantaggio con il solito Diego Milito. Vabbè, ricordo gli abbracci, anzi, io dico la verità, forse fu una delle esultanze più contenute della mia vita, pur essendo la partita più importante della mia vita, perché dentro di me dicevo bene così, però non è ancora finita, non abbiamo fatto niente, non è ancora finita. Il primo tempo si concluse 1-0 e insomma i commenti fra di noi cominciavano ad essere abbastanza positivi. Poi nel secondo tempo è successo che sotto dalla nostra parte Milito ha fatto il 2-0 e lì ho esultato. Lì ho esultato perché ho capito che c'è ormai il Bayern Monaco per ribaltarla doveva fare un miracolo, che ormai era fatta e lì ho esultato. Una cosa che ricorderò sempre tutta la vita è che a 5 minuti dalla fine sul 2-0, quando ormai tutti avevamo metabolizzato definitivamente che era fatta, mi girai verso un mio amico, gli diedi la mano e gli dissi complimenti. Siamo campioni d'Europa e ci siamo dati la mano, poi ci siamo abbracciati. Viene da piangere anche adesso se ci penso. Ci siamo abbracciati e lì abbiamo iniziato a piangere tutti. Abbiamo iniziato a piangere tutti, tutti. Cioè fu una scena bellissima perché è una roba che aspettavamo da un sacco di tempo. Allora, poi dopo mi sono un attimo perso perché dopo i ricordi vanno e sono cose belle che ti ricordi per tutta la vita. Io su queste cose sono sensibile, ragazzi. C'è gente che dirà, ma sei un coglione. Vabbè, a me non frega un cazzo. Oh, sono sensibile su queste cose. Finita la partita, decidiamo di andare a festeggiare in giro per Madrid. Una cosa che mi ricorderò sempre è stata la sportività dei tifosi tedeschi, veramente, che venivano da noi, ci davano la mano e ci facevano i complimenti. E io nel mentre pensavo, ma come mi sarei comportato al loro posto se mi fosse capitato a me di perdere? Sarei stato sportivo come loro? Secondo me io non ce l'avrei fatta. E mi sarei chiuso in un mutismo selettivo, in una sorta di veramente mi sarei buttato nell'alcol. Invece loro avevano la faccia di quelli che ci guardavano quasi dicendoci: bravi, avete meritato, complimenti, avete vinto,
chissà quando vi ricapita. E io li guardavo con la faccia di quelli che invece erano consapevoli di avere una squadra che comunque in fondo alla Champions ci arriva spesso, o comunque quegli anni lì ci arrivava spesso, e quindi avevano la faccia di quelli, vabbè, è andata male, sarà per il prossimo anno. Invece noi avevamo la faccia di quelli che dicevano è andata bene, e per fortuna che è andata bene, chissà quando ci ricapita. E quindi fu una bella cosa. Finito tutto, andammo a dormire. Ovviamente il nostro aereo partiva verso mezzogiorno, non avevamo, come detto, l'hotel, e ci ritrovammo in migliaia di interisti a dormire all'aeroporto di Madrid. Ed eravamo a dormire per terra, sembrava un campo profughi, dormivamo per terra, anche se la stagione non era invernale. Vi garantisco che dormire per terra sul marmo ti svegli che sei tutto indolenzito e hai patito del freddo. Io avevo perso la carta d'identità, ragazzi. Quando è stato il momento di imbarcarsi, non avevo la carta d'identità. Io dissi: ragazzi, rimango a Madrid, non mi fanno partire. Non so come, quando è stato il momento di partire, forse volevano che ci levassimo tutti dai coglioni, non lo so. Mi riuscii a imbarcare. Sono riuscito, e lì feci veramente un sospiro di sollievo. Poi, tra l'altro, al mio paese, a Civitella di Romagna, feci la denuncia di smarrimento della mia carta d'identità, che poi mi rispedirono da Madrid un mese dopo. Mi arrivò a casa la carta d'identità. Tornammo praticamente a Forlì alla fine di questa avventura, il 23 maggio, metà pomeriggio. Andai a letto, direttamente a letto, e mi svegliai alle 9 della mattina, 9-10 della mattina del giorno dopo. Quindi stanchissimo da questi 2 giorni. Fantastica, ma faticosa, un po' per il bere, per lo stress, per l'adrenalina, per il dormire poco e male. Feci questo mega dritto, e poi mi ricordo che il 24 maggio, quando mi svegliai, dissi: cazzo, che figata, siamo campioni d'Europa. E questa è una partita che, finché avrò vita a campare, me la ricorderò. E un consiglio che do, ragazzi, è che certe esperienze vivetele, se potete, a certe partite andateci, perché io veramente ho fatto una follia economica per andare a questa partita. Feci una spesa che all'epoca non mi potevo permettere. Io facevo l'operaio, abitavo già da solo, guadagnavo 1.000 euro al mese. Feci una follia per andare a vedere questa partita. Feci una follia, non me lo potevo permettere, ma ci andai lo stesso. Trovai il modo di raccattare i soldi, facendomeli prestare da un po' quelli che avevo io, un po' dalla mia mamma, un po' dalla mia zia, dalla mia nonna, veramente. Perché poi sono partite che probabilmente sono irripetibili. Sono contento di esserci andato, perché se penso quando tornerà l'Inter in finale di Champions, lo so che è dura, non è facile. Quindi sono veramente felice e mi ritengo fortunato di essere potuto andare a vedere una partita del genere. Iscrivetevi al canale YouTube, clic clic clic, seguitemi su Instagram, clic clic clic, like alla pagina Facebook, clic clic clic. La prossima volta vi racconterò un'altra partita maledetta, quasi come quella di Atalanta-Inter, quando sono andato a Marsiglia a vedere Marsiglia-Inter in Champions League. Ciao ragazzi! Thank you.